Va bene, penso che possiamo continuare. Andiamo avanti. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Tomasz e oggi parliamo delle conferenze e dei congressi in Polonia. All'inizio vi presento la nostra agenzia perché magari ci sono delle persone che non ci hanno guardato prima. Il titolare dell'agenzia si chiama Ernest Mirosław. L'agenzia esiste dal 2006, il nostro ufficio principale è in pratica anche l'unico ufficio che abbiamo, si trova a Cracovia, in Polonia. Organizziamo soprattutto il turismo ricettivo in Polonia e nei paesi vicini come la Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, paesi baltici e quindi Lituania, Latvia, Estonia. Poi su richiesta organizziamo anche Scandinavia e a volte alcuni servizi in Germania. Tutto dipende dalle richieste, tutto dipende dalle esigenze del gruppo. Vediamo il programma dei webinar che abbiamo già organizzato e che organizzeremo ancora a maggio. L'anno scorso abbiamo presentato la Polonia come la destinazione, poi abbiamo fatto il webinar dei paesi baltici, quindi Lituania, Lettonia ed Estonia. All'inizio di questo anno abbiamo dato le proposte dei viaggi per gli studenti, poi a febbraio i viaggi culturali e pellegrinaggi. Oggi è il 21 aprile, allora parliamo delle conferenze e congressi. A marzo ancora abbiamo parlato della natura, quindi le montagne, i laghi e i parchi naturali, e a maggio faremo l'ultimo webinar, Città Imperiali. Allora, qui penso soprattutto alla capitale austriaca, quindi Vienna, poi Budapest e poi Praga, e vi presenteremo come possiamo modificare questi programmi ed eventualmente che cosa possiamo aggiungere oltre a queste tre capitali che ho elencato. Allora, andiamo avanti, buona visione. All'inizio, qualche parola sulla Polonia. Polonia si trova nel cuore di Europa, come vediamo qui. La superficie del paese è 312.000 chilometri quadrati più o meno, ovviamente la popolazione più di 38 milioni di persone, la valuta che usiamo, che abbiamo in circolazione si chiama zloty, un euro vale circa 4,5 zloty, la lingua che parliamo è la lingua polacca. Al momento usiamo sempre la valuta zloty. Generalmente i polacchi sono contro l'euro, non vogliamo introdurre l'euro, la maggior parte di noi non lo vuole, preferiamo rimanere con la nostra valuta zloty. Siamo ovviamente dal 2004 nell'Unione Europea, siamo anche nella zona Schengen, allora si viaggia facilmente. Per un cittadino italiano basta solo la carta d'identità. Ovviamente adesso la situazione è un po' complicata a causa del coronavirus e del Covid-19. Comunque normalmente ci vuole oppure il passaporto oppure la carta d'identità. La Polonia è divisa a 16 voivodati, quindi 16 regioni. Noi usiamo anche il concetto nord, allora con la capitale ad Danzica, l'ovest con la capitale a Poznania, il sud con la capitale a Cracovia, l'est con la capitale oppure a Lublin oppure a Białystok, questo è discutibile come si chiama la capitale della parte dell'est. E poi anche il centro, la zona centrale, con la capitale a Varsavia, che costituisce anche la capitale del paese. In Polonia si trovano 16 siti UNESCO, il più di loro si trova al sud della Polonia,
vicino a Cracovia, attorno a Cracovia, magari per questo Cracovia è la città più visitata in Polonia dai turisti stranieri, ovviamente. È abbastanza facile arrivare in Polonia, abbiamo a disposizione vari aeroporti. Gli aeroporti più usati dai nostri gruppi italiani sono quelli a Cracovia, quindi al sud qui, e poi l'altro a Varsavia. Qui posso aggiungere una piccola informazione che in pratica a Varsavia al momento ci sono due aeroporti, l'aeroporto principale che si chiama Varsavia Okęcie di Federico Chopin, l'aeroporto che serve dove operano le compagnie aeree nazionali, tipo Alitalia, e poi l'altro un po' più distante che si chiama Varsavia Modlin, più piccolo, usato soprattutto dalle compagnie low cost tipo Ryanair. Oltre a questi aeroporti, ovviamente, ce ne sono altri più piccoli in varie città. Comunque ho elencato questi due, oppure questi tre, due a Varsavia e una a Cracovia, che sono usati più spesso. Oggi, come tutti ben sappiamo, parliamo dei centri conferenze, centri congressi. Noi parleremo dei congressi che si trovano in varie città, ad Danzica, a Poznań, a Breslavia, a Łódź, a Varsavia, a Katowice e a Cracovia. Inizieremo da Cracovia, dove ci sono tre posti dove possiamo organizzare le conferenze e i congressi. Eventi quali sono possibili da organizzare in questi posti sono, oltre alle conferenze e congressi di cui stiamo parlando, anche le fiere turistiche, altre fiere, vari festival, banchetti, eventi culturali tipo concerti della musica contemporanea oppure concerti della musica classica, cabaret, musical, eventi sportivi, quindi le partite di pallavolo o di pallamano, spettacoli sul ghiaccio e spettacoli acrobatici e anche gli altri. A Cracovia si trova il centro dei congressi che si chiama Tauron Arena. Tauron Arena è il più grande centro eventi in Polonia, è uno dei più moderni nel mondo. 22.000, questo è il numero delle persone che Tauron Arena può accogliere, allora è una struttura enorme. Offre ottime condizioni acustiche, per questo Tauron Arena è un posto ideale per organizzare concerti, presentazioni dei film, eccetera. Ma soprattutto è perfetto per organizzare vari concerti e davvero si svolgono spesso. Adesso magari un po' di meno a causa della pandemia, ma normalmente ogni fine settimana c'è qualche concerto grande, importante. Oltre a Tauron Arena, a Cracovia abbiamo a disposizione la struttura che si chiama ICE Krakow International Conferences and Entertainment. Questo è un posto molto, molto moderno, molto luminoso, molto spazioso, costruito qualche anno fa, ha a disposizione 36.000 metri quadrati di superficie, composto dall'aula grande principale per 2.000 persone e poi molte sale più piccole per 400-600 persone. ICE è ben situato perché è situato vicino al centro, circa 15 minuti a piedi dalla piazza del mercato di Cracovia. Ha a disposizione anche il parcheggio sotterraneo per circa 360 macchine, è previsto per quelli che vengono con la propria macchina. È dedicato, come la struttura ICE, è dedicato ai vari tipi di congressi, concerti, conferenze, fiere e presentazioni. L'ultimo, il terzo posto a Cracovia che voglio presentare, si chiama Expo Kraków. È un posto un po' più piccolo,
A disposizione sono solo due aule grandi, è ideale per conferenze, congressi, presentazioni, offre anche il parcheggio per 700 macchine, quindi molto comodo per quelli che vengono con la propria macchina. Si trova un po' fuori del centro storico e ovviamente come la struttura è un po' più piccola rispetto alle altre due che ho elencato all'inizio. Adesso ci spostiamo a Varsavia, dove si trova il cosiddetto PGE Narodowy Warsaw, quindi Varsava in inglese, loro lo leggono Warsaw. Questo è in pratica lo stadio nazionale della Polonia, è stato costruito nel 2012 per il campionato europeo Euro 2012. La squadra italiana ci ha giocato, se mi ricordo bene, contro la Spagna. Io sono il tifoso dell'Italia, quindi sì, mi ricordo questa partita contro la Spagna nel 2012. Qui si svolgono soprattutto gli eventi sportivi e quindi il calcio e anche i concerti. Qui è stato presente fra gli altri Paul McCartney, Beyoncé, Depeche Mode, The Rolling Stones. Oltre a questa struttura, oltre a questo stadio nazionale, a Varsavia abbiamo a disposizione anche il centro conferenziale che si chiama Expo 21 Warsaw. Hanno a disposizione quattro aule per al massimo 5.000 persone in totale, impostazione del teatro, offrono anche alcune salette da 120 fino a 600 persone, ed è situato al centro di Varsavia, presso la stazione ferroviaria Warszawa Zachodnia, quindi molto comodo per quelli che si spostano con il treno. Possono uscire dal treno e sono subito accanto al centro Expo 21 Warsaw. Adesso andiamo al nord della Polonia, dove si trova l'unica struttura di cui parleremo oggi. Si chiama Amber Expo, Amber perché Danzica è la zona dove si produce l'ambra, quindi il cosiddetto l'oro della Polonia o l'oro di Danzica. Allora il nome del centro congressi deriva proprio dall'Ambra, Ambra Expo. Offrono tre aule grosse, ciascuna a circa 4.000 metri quadrati. Questo è un posto ideale per le conferenze, congressi, concerti e fiere. A Poznań, quindi nella Polonia occidentale, si trova la struttura che si chiama Poznań Congress Center. Questo è il più grande centro conferenze nella regione chiamata Polonia Grande, cioè in polacco Wielkopolska. Questa regione si chiama in polacco Wielkopolska. Offrono quattro padiglioni grandi situati su tre piani per al massimo 20.000 persone, allora anche una struttura grande, anzi enorme. Queste sono le foto proprio da Poznań. A Łódź, questa parola si dice Łódź, è una città grande, non lontano da Varsavia, perché si trova a circa 100 km da Varsavia, è la seconda città più grande per la popolazione in Polonia. Si trova la struttura che si chiama Expo Łódź, costruito poco fa perché nel 2012, molto luminoso. Non è così grande come le altre strutture di cui parlavamo prima, perché offrono al massimo 4.500 posti, impostazione del teatro, adatto ai congressi, fiere, banchetti e mostre. A Breslavia, quindi al sud-ovest, si trova la sala del centenario, cosiddetta la sala del centenario. La struttura si trova sulla lista del patrimonio di UNESCO. Nel passato è stata visitata dai famosi pittori, studiosi, politici. È una struttura
diciamo, antica, più vecchia, non è un posto moderno come le altre prima di cui ho parlato. Oggi qui si svolgono congressi, fiere, eventi sportivi e gli eventi culturali. Non lontano da Cracovia, perché nella cittadina che si chiama Katowice, quindi si trova a circa 80 km di Cracovia, si trova il cosiddetto Spodek Center. È una struttura particolare perché assomiglia al disco volante oppure flotta aliena. È un posto molto caratteristico, adatto a quasi 8.000 persone. Qui si svolgono concerti, congressi e conferenze. Questo disco volante di notte. Oltre ai centri dei congressi e centri conferenziali, ovviamente capita che organizziamo anche qualche conferenza, qualche incontro negli alberghi. Noi collaboriamo con vari tipi di alberghi. Qua elencheremo tre tipi di alberghi dove possiamo organizzare le conferenze, congressi, vari tipi di meeting. Allora, gli alberghi classici, quelli nuovi, di lusso, così come sulla sinistra, sulla foto sulla sinistra, quindi diciamo gli alberghi regolari. Poi gli alberghi tipici, così come questo sulla foto sulla destra, quindi ex castello, adesso funziona come un albergo. E poi su vediamo qualche struttura alberghiera, se non mi sbaglio, la foto viene da Zakopane. Zakopane è una cittadina nelle montagne polacche, costituisce la capitale delle montagne polacche. Come vediamo, sia dentro che fuori è tutto in legno, è una struttura caratteristica, tipica per la regione e per le montagne polacche. Le montagne, quindi penso ai Tatra, le montagne Tatra. Qui qualche foto, l'albergo standard, qui l'albergo castello, qui qualche struttura caratteristica in legno, come vediamo. Dopo una conferenza o dopo un congresso, ovviamente bisogna cenare. Le cene vengono organizzate oppure in albergo oppure in un ristorante in città, e qui abbiamo da scegliere, oppure i ristoranti classici, ristoranti nuovi, moderni, tipici, regolari, diciamo, oppure qualche posto, come vediamo qui giù in calce, qualche posto tipico regionale. Ernesto Travel offre anche il servizio di trasporto. Abbiamo a disposizione vari pullman, pulmini e macchine di lusso con un nostro autista. Questi non sono i nostri pullman, noi collaboriamo con vari autotrasportatori di fiducia. Io cerco sempre di non riempire pienamente il pullman, quindi se il gruppo è composto da, diciamo, 49-48 persone, cerco di mettere un pullman un po' più grande, e così qualche posto, qualche sedia, poltrona rimane vuota. Quindi per un gruppo, ad esempio, composto da 48 persone, io darei un pullman con almeno 55-57 poltrone, così tutti viaggiano in modo comodo. Poi, per quanto riguarda i gruppi che contano più di 10 o più di 10 persone, bisogna considerare il tempo del lavoro dell'autista. A volte capita che il percorso è più lungo, è faticoso e ci vogliono due autisti. E noi rispettiamo queste regole europee seriamente, quindi se l'autista dice che non è fattibile con solo un autista, dobbiamo mettere un secondo autista, e qua
no, non ne si parla di più. La legge deve essere rispettata. Dopo i congressi o dopo le conferenze o dopo vari meeting, offriamo anche nel pomeriggio di solito varie escursioni che possono essere interessanti per i nostri partecipanti di un congresso o di una conferenza. Il primo che vorrei presentare, la prima escursione si chiama Sulle orme dell'epoca di comunismo. Vicino a Cracovia si trova il quartiere di Cracovia, adesso fa parte di Cracovia, si chiama il quartiere Nowa Huta, questo è il quartiere ex comunista, come vediamo sulla foto sulla sinistra, rappresenta completamente lo stile comunista, penso all'architettura. È come una esperienza indimenticabile. Ci andiamo con la macchina che è stata prodotta nella Germania dell'Est, magari alcuni di voi la ricordano, si chiama la Trabant, la vediamo qui, e si può andare con queste macchine, la Trabant, di andata e ritorno. Il percorso non è molto lontano perché questo quartiere si trova a circa 10 km dal centro di Cracovia, allora ci vogliono più o meno 10 minuti per andare lì e poi gli altri 10 minuti per ritornare. Comunque, sicuramente è un'esperienza indimenticabile. Per questi che sono interessati all'epoca del comunismo, si interessano alla storia. L'altra escursione che proponiamo è la visita professionale alla miniera di sale a Wieliczka. Normalmente i nostri gruppi visitano la miniera di sale. Fanno il percorso oppure classico, quindi turistico, oppure il percorso religioso dedicato per i gruppi dei pellegrini che vengono con i sacerdoti. Qui invece, come una cosa un po' più diversa, più professionale, offriamo la visita professionale alle miniere di sale. Allora, bisogna vestirsi, all'ingresso bisogna. All'inizio del nostro percorso bisogna vestirsi così come si vestono i minatori e fare precisamente il percorso che dovevano fare i minatori quando ci lavoravano. Io l'ho fatta qualche anno fa, mi è piaciuta un sacco, comunque devo sottolineare che questa escursione è prevista per le persone che non hanno dei problemi di camminare. Sì, questa osservazione è molto importante e bisogna prendere in considerazione se uno non cammina bene, mi dispiace, ma purtroppo non riesce a fare questo percorso. L'altra escursione fattibile, non lontano da Cracovia, è l'escursione alla Casa del Pane. Ci andiamo tutti insieme, ci invita qualcuno. Chi ci fa vedere come si prepara il pane? Poi, dopo la presentazione, riceviamo tutti gli ingredienti, quindi la farina, l'acqua, il pane, magari il lievito, non lo so precisamente. Comunque, riceviamo tutto quello che serve per preparare il nostro pane e poi, ovviamente, c'è il forno. Allora, alla fine, questo pane è mangiabile, quindi è una cosa seria, ma possiamo studiare qualcosa di nuovo per quelli che non sanno come viene preparata dall'inizio alla fine il pane. Qui invece non dobbiamo produrre nulla, dobbiamo solo assaggiare, eventualmente se vogliamo, chi non vuole, non deve bere. Andiamo al museo di birra a Teche. Teche è una cittadina che si trova non lontano da Cracovia, 50, magari 60 minuti di viaggio in macchina o in pullman. In questa fabbrica viene prodotta la birra che si chiama Teschie. È una delle due birre più popolari in Polonia.
Qui vorrei dire solo che l'escursione è prevista solo per le persone adulte, quindi per quelli che hanno compiuto 18 anni. Anche se uno adolescente o un ragazzo, un bambino viaggia con i genitori, con i parenti, con i nonni, mi dispiace, ma purtroppo non può entrare. Questa è la loro legge, e non permettono. L'altra escursione da organizzare è la degustazione dei vini polacchi. Circa 10-15 anni fa la Polonia ha iniziato pian piano a produrre i vini. Ovviamente la quantità dei vini che si producono in Polonia non è paragonabile con la quantità dei vini che viene prodotta in Italia o in Spagna o in Francia. Generalmente nei paesi del sud, comunque abbiamo iniziato a produrre i vini. Sono di buona qualità, la qualità non è ancora ottima, ma i produttori cercano di migliorare la qualità dei vini. Una volta ho comprato qui a Cracovia, ho comprato una bottiglia con i miei amici italiani. Hanno confermato che era buono, non era il massimo, non era ottimo, ma era davvero, davvero buono. Prima non abbiamo prodotto i vini a causa del clima che era troppo freddo, ma come tutti sappiamo il clima cambia in tutto il mondo, anche qui in Polonia diventa sempre più caldo, l'estate è sempre più calda, mentre l'inverno è sempre meno freddo, allora possiamo coltivare la vite. A Varsavia invece è possibile organizzare l'escursione, anche prevista solo per gli adulti, l'escursione che si chiama Degustazione della Vodka Polacca a Varsavia. Qui andiamo nella fabbrica, ci descrivono pian piano come viene organizzato il processo della produzione delle vodka polacche. Poi danno, ognuno di noi riceve alcuni bicchieri, ovviamente in ogni bicchiere si trovano solo alcune gocce di vodka, possiamo assaggiare, possiamo paragonare quale ci piace di più, quali sono le differenze, eccetera, eccetera. Poi, oltre alla preparazione del pane, possiamo organizzare l'escursione dove ci fanno vedere come si preparano i tradizionali ravioli polacchi, da noi chiamati pierogi. Questa parola non si legge pierogi, ma si legge pierogi. Possono essere ripieni di ricotta, di cipolle, di patate, di carne. Oppure possono essere dolci, funzionare come il dessert, quindi ripieni di fragole, di lamponi, quello che piace. Quindi all'inizio ci presentano come si preparano i pieroghi e poi ci danno tutti gli ingredienti e iniziamo a prepararli noi. Nelle montagne polacche, soprattutto nei Tatra, di cui ho già parlato con un'altra occasione, viene prodotto il formaggio, questo è il nostro prodotto, uno dei prodotti regionali dell'Unione Europea, si chiama Oscypek. Oscypek vero viene prodotto dal latte, di pecora. Mentre so che anche lo preparano del latte di mucca, ma questo Oscypek vero tradizionale, questo che costituisce il prodotto regionale dell'Unione Europea, dovrebbe essere prodotto del latte di pecora. E possiamo andare nelle montagne, oltre alle visite, organizzare la degustazione di Oscypek. Il sapore è molto caratteristico, è il formaggio affumicato, abbastanza piccante, è una cosa molto molto bella che piace
ai turisti, agli italiani, che apprezzano la qualità del cibo e sono molto attenti al cibo. L'altra escursione è quindi dipingere ceramica di Boleslaviec. Boleslaviec è una cittadina al sud-ovest della Polonia. Ci producono la ceramica. Qui in Polonia è famosa, ma molto spesso è esportata negli Stati Uniti. Possiamo organizzare il workshop dove andiamo, riceviamo una caraffa, un bicchierino completamente bianco, nel senso che non è ancora stato colorato, ci danno tutta la roba che serve per dipingere questa caraffa, questa roba, questo oggetto, quindi i pennelli, le tinte, e possiamo iniziare a fare l'arte. Gite in carrozze tirate dai cavalli, come vediamo sulle due foto, sono molto popolari qui in Polonia, ma non solo in Polonia, perché le ho viste anche a Bratislava, a Praga, senz'altro ci sono anche a Vienna, quindi possiamo che nell'Europa centrale funzionano ancora. Quindi è una carrozza tirata da un cavallo o più, o due o più cavalli. Qui vediamo, mi sembra solo un cavallo, ma possono essere due, a volte la vedo con quattro cavalli. La foto sulla sinistra è stata scattata a Cracovia, se non mi sbaglio, e questa sulla destra sicuramente viene dalle montagne polacche, perché vedo proprio la casetta di legno caratteristica per le montagne polacche. A Cracovia possiamo anche organizzare mini crociera sul fiume Vistola, a patto che faccia bel tempo, quindi possiamo muoverci con la nave più grande oppure più piccole, tutto da decidere. La durata dell'escursione è solo un'oretta. Qui una cosa molto particolare, molto bella, fattibile solo in inverno, quindi la slitta oppure naturale, allora tirata dai cavalli, oppure meno naturale, allora motoslitta. Fattibile soprattutto nelle montagne polacche, nelle altre regioni non è fattibile a causa della mancanza di neve. E di solito per i nostri gruppi, non solo per quelli che vengono alla conferenza o al congresso, ma anche per i gruppi che vengono per visitare la Polonia, per fare il tour classico, organizziamo oppure durante la cena oppure durante il pranzo, ma di solito durante la cena, alla fine della giornata, il concerto del folklore polacco con il ballo, con la danza. La durata di questo evento è circa 50 minuti, piace molto molto ai gruppi, ai turisti. Oltre alla musica del folklore, folkloristica, possiamo organizzare anche una cosa un po' più seria, allora penso al concerto della musica classica di Federico Chopin. Come ben sappiamo, Federico Chopin è nato in Polonia e sempre sottolineava che era un polacco, anche se si è trasferito in Francia ed è morto in Francia. Questo concerto della musica classica può essere organizzata oppure a Cracovia oppure a Varsavia. La durata del concerto è circa 40-45 minuti, è una cosa molto elegante. Adesso vorrei dire qualche parola del congresso che organizza Ernesto Travel. Il congresso si chiama ICORTAP,
nel 2021, quindi quest'anno si svolge nelle date dal 10 al 14 novembre, e qui vi do un po' di dettagli. Questo è il Congresso Internazionale di Turismo Religioso Pellegrinaggi. Normalmente il primo giorno sono gli arrivi, quindi vi incontriamo all'aeroporto, ognuno viene con un suo aereo, all'aeroporto lo aspetta un nostro autista con il cartello di benvenuto, e viene organizzato il trasporto dall'aeroporto in albergo. Il secondo giorno, quindi il giorno delle presentazioni, di discorsi, scambi commerciali. Qui dobbiamo spendere fra 6 e 8 ore. Qui qualche foto dell'anno scorso. Allora, possiamo dire che il congresso, il secondo giorno, dura tutto il giorno, dalla mattina fino al tardi pomeriggio. Organizziamo incontri con i seller, qui le foto dell'anno scorso. Incontri con i seller B2B. Nelle prime 3 edizioni, allora nel 2017, 18 e 19, abbiamo organizzato una piccola fiera turistica durante la quale i buyers potevano incontrare i sellers. Quest'anno pensiamo di cambiare. Ci saranno degli incontri B2B, ma tutti seduti a tavola a parlare tranquillamente, e poi il timbro suonerà ogni 10 minuti per fare il cambio di tavola. In questo modo ogni buyer potrà incontrare ogni seller e parlare tranquillamente, senza fretta, ognuno avrà 10 minuti. Vorrei solo dire che nel 2020 pensavamo di organizzare ovviamente questo congresso, ma alla fine abbiamo dovuto sospendere e cancellare perché la gente non poteva arrivarci a causa dei voli cancellati, dei voli sospesi, oppure avevano paura di partire per l'estero. Qui le foto della cena buffet organizzata nel Museo Nazionale di Sukiennice, quindi in piazza principale a Cracovia, dopo il giorno del congresso, dopo il secondo giorno del congresso, dopo le presentazioni. Una cosa molto elegante, è piaciuta molto ai gruppi. Qui vediamo due signore dall'India, e le altre che non mi ricordo da dove venivano. Oltre al congresso, e dopo il congresso, il terzo e il quarto giorno viene dedicato alle escursioni. Ognuno può scegliere quello che gli piace e che gli interessa, e ci andiamo con lui. Quindi tutti i partecipanti del congresso vengono divisi ai gruppetti e ognuno va lì dove preferisce andare. Allora, il posto più importante e il posto che normalmente i partecipanti chiedono di più è ovviamente il Museo Auschwitz-Birkenau. Ci vuole 1 ora e mezza per arrivarci da Cracovia, poi la visita guidata dura 3 ore e mezza, la guida locale a disposizione entro 3 ore e mezza, e poi è previsto il rientro, quindi un'altra ora e mezza. In totale sono 6 ore fuori Cracovia. L'altra escursione che proponiamo sono le miniere di sale a Wieliczkę, di cui ho già parlato, ma prima ho parlato del percorso professionale. Invece qui di solito per i membri del congresso organizziamo il tour classico, tour regolare. La durata di questa escursione è circa 4 ore e mezza, al massimo 5 ore. Poi i posti del culto religioso, qui penso soprattutto al santuario più importante in Polonia, quindi il santuario della Madonna Nera a Częstochowa. È un po' distante da Cracovia perché ci vuole
ci vogliono 2 ore e mezza, a volte capita che anche 3 ore per andarci e poi le altre 3 ore per ritornare, e nel frattempo ovviamente è prevista la visita guidata, poi tempo libero, qualche preghiera per chi vuole, e comunque è fattibile come una gita giornaliera. Gli altri 3 punti, posti importanti religiosi, è il santuario della Calvaria Zebrzydowska, ma non è distante di Cracovia. Accanto a Calvaria si trova la cittadina Wadowice, dove la parrocchia è la casa di Giovanni Paolo II. E l'ultimo posto che vorrei presentare è il centro religioso di Giovanni Paolo II, che si trova nel quartiere di Cracovia che si chiama Łagiewniki, quindi in periferia di Cracovia, 10 minuti in pullman di andata e gli altri 10 il ritorno. Se siamo a Cracovia, se qualcuno viene a Cracovia e viene ad esempio dall'India, come le 2 signore che vi ho fatto vedere, bisogna vedere anche la città di Cracovia, quindi organizziamo visita guidata con una delle nostre guide bravissime. Normalmente la visita di Cracovia del centro storico dura entro 4 ore e si svolge a piedi. Se vogliamo aggiungere qualcosa, magari dobbiamo prendere il pullman e allungare la visita entro 6 oppure anche entro 8 ore di visita, ovviamente sempre con la guida locale di Cracovia. Qui vediamo le 3 foto della cena tipica con il concerto di folklore polacco. Si balla, si canta. Secondo me è meglio organizzare questo concerto durante oppure dopo la cena, subito dopo la cena, invece dopo il pranzo, perché è uno spettacolo indimenticabile. Quando la gente è già stanca, meglio proporgli questo svago. Allora, per chi è il nostro congresso ICORTAP? Per chi è previsto? È previsto soprattutto per gli agenti di viaggio, per tour operator, per giornalisti, per sacerdoti e per vari organizzatori del turismo. Questa è la foto dove Ernesto riceve il premio economico 2017 per la sua attività nel settore del turismo. L'ha ricevuto dal presidente della nostra regione. Allora, quest'anno il congresso ICORTAP si svolgerà dal 10 al 14 novembre. Chi è interessato, vi chiediamo di contattarci via email oppure telefonicamente. Adesso vorrei dirvi qualche parola dell'evento più grande che abbiamo realizzato nel passato, precisamente nel 2013. Questa è stata la celebrazione sinfonico-catechetica ad Auschwitz-Birkenau. Abbiamo organizzato questo grande evento, abbiamo costruito il palcoscenico per 200 musicisti. Sono arrivati più di 200 pullman da vari paesi europei e sono anche arrivati 2 treni speciali internazionali, ogni di loro con più di 1.000 persone. Abbiamo preparato 12.000 sedie. Era presente anche la televisione, ha fatto la trasmissione dal vivo. Fino ad adesso questo è stato l'evento più grande, diciamo, l'incontro, il meeting più grande che abbiamo mai organizzato come l'agenzia dei viaggi, come organizzatore. Qui
a causa del numero, della quantità delle persone che sono state invitate e che hanno confermato la presenza, abbiamo dovuto dividere il campo che avevamo a disposizione, dividere ai vari settori. Poi abbiamo chiesto le nostre guide, i nostri tour leader, abbiamo chiesto l'aiuto per poter gestire bene il gruppo che è arrivato, perché sono state presenti le migliaia di persone. Ecco la foto. Tutto ha avuto luogo a Birkenau, diciamo, il complesso si chiama Auschwitz-Birkenau, ma in pratica questo complesso è composto dai due campi, Auschwitz e Birkenau, e precisamente si è svolto alla porta di Birkenau. Ecco un'altra foto, e i nostri musicisti, sono stati circa 200 musicisti. Qui vorrei presentarvi, cambiare un po' il tema, alla fine, perché stiamo per finire, sto per finire, vi voglio presentare il viaggio Incentive, come può essere organizzato il programma di questo viaggio. Diciamo che iniziamo a Cracovia e finiamo l'ultimo giorno a Varsavia, ma ovviamente può essere al rovescio, dipende dai voli che il gruppo riesce a trovare. Allora, il primo giorno sono gli arrivi a Cracovia e il trasferimento in albergo. Il giorno dopo, il secondo giorno, visita guidata di Cracovia in carrozze e poi le miniere di sale, quello percorso professionale, a patto che non ci sia nessuno che ha dei problemi di camminare. Se ci sono delle persone che hanno questi problemi motorici, possiamo organizzare il percorso regolare, classico, tour classico alle miniere di sale. Il terzo giorno, allora, andiamo al workshop della preparazione di pane e poi vediamo la fabbrica di birra a Teche. Il quarto giorno, sulle orme del comunismo, quindi andiamo al quartiere di Nova Huta, con la Trabant, ci spostiamo con la Trabant e poi nel pomeriggio la preparazione dei pieroghi, questi nostri ravioli tradizionali, e alla fine il concerto di folklore polacco con il ballo e danza. L'ultimo giorno andiamo da Cracovia a Varsavia, possiamo andare oppure in pullman oppure in treno, vediamo il museo di Vodka e poi lasciamo il gruppo libero, gli diamo il tempo per lo shopping. L'ultimo giorno, quindi, le ripartenze da uno degli aeroporti di Varsavia. Questo è il percorso che dovremmo fare, iniziare a Cracovia e finire precisamente qui a Varsavia. Allora, vi ringrazio per la presenza, vi ringrazio. Se ho detto qualcosa che non era chiaro, chiedo scusa, ma spero che la mia presentazione vi sia piaciuta. E ci vediamo a maggio, oppure con me, oppure con Ernesto che parla italiano, quando organizzeremo il webinar e parleremo delle città imperiali, allora Vienna, Budapest e Praga. Grazie ancora una volta, buon pomeriggio a tutti.